Ragazzi, benvenuti in un nuovo video dei Milanisti del Web. Oggi video speciale, video molto speciale. Faccio una premessa perché qualcuno me l'ha chiesto anche su Instagram. Non ho fatto il video Stella Rossa Milan, Milan Stella Rossa perché stavo un po' male. Dunque, magari adesso la riprendiamo velocemente dopo perché questo video la riguarda. Riguarda un po' tutto perché è una nuova rubrica che farò in collaborazione col mitico Valeriani che è qui in collegamento. In collegamento da Termoli abbiamo Valeriani. Ciao Valeriani, come stai? Sto abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. Abbastanza bene, sì. Purtroppo in sto periodo siamo tutti male perché anch'io giovedì non l'ho fatto il video perché stavo male. Abbiamo Valeriani. A me Sì. hanno strappato un dente, quindi vedi un po' tu. Eh sì, dunque proprio si è messi come il Milan Valeriani noi due oggi. Sì, lasciamo stare, che meglio, dai. Vabbè, comunque dicevo, questa rubrica che troverete a video alternati sul mio canale e sul canale del buon Lorenzo Valeriani, Mr. Blogger Valeriani, vi lascerò il link in descrizione nel primo commento. Dunque, se non lo conoscete, dubito, perché ormai facciamo sempre collaborazioni, un po' siamo una coppia del web che funziona e ormai amici di lunga data, quasi un anno che ci conosciamo. Sì, ormai sì. E mi ricorderò ancora quel primo messaggio, poi quello è un video, ne faremo a parte, non ci dilunghiamo. Questa rubrica l'abbiamo chiamata, l'ho chiamata, poi Valeriani mi ha dato l'ok, me l'ha ceccata come si dice in inglese, aspettando puntini puntini la partita con una foto, tra l'altro in copertina, non so se l'avete vista, credo di sì, la foto di Forrest Gump su quella famosa panchina con io e Valeriani. Dunque Valeriani è il Forrest Gump di Termoli da oggi in poi, del Tom Hanks di Termoli. Detto questo, era magari. No, vabbè, detto questo, tra l'altro filmone Forrest Gump, uno dei miei preferiti, chiusa parentesi. E dove appunto aspettando in questo caso Roma-Milan che è fra un giorno più o meno. Ovviamente questo video lo faremo uscire più o meno circa 24 ore prima dell'inizio della partita. Dunque questo video per esempio uscirà sabato alle 18, 18:45. Ora vedo quando farlo uscire, non la sera perché avrebbe un'appetibilità minore visto che c'è anche Juve-Verona. E ovviamente faremo un'analisi, no, della squadra che andremo ad affrontare con il Milan e del momento del Milan, di come metteremo giù la formazione, di chi far giocare, di chi non far giocare, insieme al buon Valeriani. Allora, Valeriani, lascio la parola a te. Ovviamente dai prossimi video, mi sono dimenticato di dirle, questo è un video provvisorio, dai prossimi ci vedrete in entrambi nello schermo e non io che faccio la chiamata o il contrario. Comunque dai prossimi video ci sarà un upgrade. Valeriani, chiuso questo. Like, condividete il video, ci vedrete in viso. Oh, fate Certo, qualcosa anche per noi. certo. Dunque lasciate like se vi piace questa nuova rubrica che porteremo prima di ogni partita del Milan, insieme sempre. Lorenzo, allora, come arriviamo a questa sfida? Ti lascio parlare, vai. Come arriviamo? Arriviamo, non dico con le ossa rotte, ma fisicamente non molto bene, cioè arriviamo un po' sfilacciati, abbiamo superato il turno ma con una fatica immane, abbiamo sofferto in maniera immane e se non c'era Super Gigio non eravamo qua a preparare Milan Manchester, quindi non arriviamo nel migliore dei modi, sinceramente, detta proprio, anzi, sono molto preoccupato, sinceramente. Cosa ti aspetti da Roma-Milan, scusa? Mi aspetto una Roma che ci vorrà devastare, vorrà vincere la sua prima partita con una grande, guarda caso, tocca sempre a noi questo ruolo di salvatore di tutti. E Sì. purtroppo ho tanta paura per la Roma che fa la partita della vita come fanno tutti contro il Milan, quindi ho tanta paura e noi non stiamo nel nostro miglior momento per contrastare la voglia e la cattiveria che ci metteranno i giallorossi. Bene, sì, sono d'accordo anch'io totalmente con Lorenzo. È una partita difficile, soprattutto per il momento in cui arriviamo, ma anche se non lo fosse, perché comunque andiamo all'Olimpico a giocarcela contro una Roma che anche essa è passata agli ottavi di finale di Champions League. Arriva comunque da un buon filotto. Di Europa League, scusate.
arriva da un buon filotto di vittorie, si era fermata a Benevento con uno 0-0 abbastanza scialbo, grazie Super Pippo, è a 5 punti dal Milan, dunque in caso di vittoria giallorossa si avvicinerebbe addirittura a meno 2 dalla seconda, vedendo anche stasera cosa farà la Juventus e poi cosa farà nel recupero il 17 marzo, pare sia fissato la data d'incontro di quella famosa sfida di ottobre tra Juve e Napoli, ecco. Allora, sono d'accordo praticamente con tutto quello che hai detto. Ho appena visto le probabili formazioni perché è molto importante. Sappiamo il periodo, diciamo, non brillante di tutta la formazione del Milan. Sappiamo gli indisponibili. Sappiamo chi è tornato come Brahim Diaz, che purtroppo scalpita ma non ha ancora messo piede ancora in campo. Valeriani, se tu fossi Pioli, che 11 sceglieresti per Roma? Ma io sceglierei, vabbè, Gigio in non si discute, poi farei giocare Tomori e Kier, anche, però devo, anche se devo vedere Kier se continua ad avere quei problemi alla schiena, in che stato è. E infatti, tra l'altro, non l'ha fatto entrare in Europa League. Magari Meglio. appunto per tenerlo fresco per domani. Meglio. Poi Teo sulla sinistra. E vabbè, Calabria sulla destra, perché Dalot è stato, non ha giocato bene giovedì. Poi che sì, e beh, Tonali, perché il Benasser non c'è. Sui tre quarti andiamo con Leao. Io punterei Leao o Castiglieco, non sono sicuro. Calhanoglu, anche se spero giochi meglio. Rebic a sinistra e Ibra davanti. Perfetto, poi ti dico la formazione probabile messa su Sky Sport e la paragoniamo alle nostre. Io invece sceglierei un 4-2-3-1, ovviamente con Donnarumma in porta, difesa Tomori, Kjaer, Hernandez, Calabria, centrocampo quasi obbligato con Tonali che comunque nelle ultime partite sembra dare qualche accenno di crescita e che sì, monumentale anche nell'ultima partita contro lo Stella Rossa, uno dei pochi salvabili. Terzetto dietro, diciamo Ibra, ovviamente confermerei diciamo quello titolare, lasciando Rebic, Calhanoglu e Salemakers, diciamo quello che era titolare inizio anno, quello che fece male la Roma all'andata, mi ricordo. Comunque il Milan giocò bene, diciamo meritava anche qualcosa in più del pareggio, secondo me, anche quello che batté il Napoli, comunque il terzetto titolare tra virgolette, facendo entrare dopo Leao a partita in corso. E niente, questa è la mia formazione. Ti dico quella che dice Sky Sport, dunque io dico la fonte. Dice praticamente la stessa cosa che abbiamo detto noi con Salemakers, solo tu avevi detto Leao, mi pare. E invece dice Kjær Romagnoli, dunque Romagnoli confermato. Sei d'accordo con questa scelta, se dovesse essere così? Io Romagnoli sinceramente c'ho qualche preoccupazione perché questi ultimi due gol presi da Lukaku e Belhawan ho i brividi, Non so però se hai visto, scusa se ti interrompo, la foto delle due marcature di Tomori e Romagnoli. L'hai vista? Sulle due punte. Mamma mia, vabbè, lascia. Vai, vai, vai. Allora, il problema di Romagnoli non è che è diventato scarso tutto di un colpo, il problema di Romagnoli è fisico. Se Romagnoli non è al 100% della condizione, e non lo è perché ha avuto un infortunio dall'anno scorso, ha avuto qualche problemino, già gioca ogni 3 giorni, quando un giocatore non è a posto fisicamente, non riesce a fare quello che fa di E solito. poi mentalmente ne risente anche, cioè quando poi non gli Anche perché escono le cose. Romagnoli Kier, prima dello tsunami nerazzurro di Lukaku, Lautaro e tutto lo schifo che abbiamo ricevuto, era una delle migliori coppie centrali del campionato. Adesso hanno problemi fisici e purtroppo non giocano bene. Ma se Certo. no, non è che il Romagnoli è diventato scarso e non sa più marcare. Quindi è un problema più che altro fisico, ecco, tutto qua. Certo. No, io credo che oltre al problema fisico bisognerebbe avere anche il coraggio e l'onestà di dire qua non c'è nessuno, il titolare inamovibile, non è che perché sei capitano le deve giocare tutte, devi avere l'umiltà e la consapevolezza che Tomori sta facendo meglio di te in questo periodo, Kjær comunque una colonna anche di esperienza, dunque secondo me scegli tra i due, diciamo meno diciamo allo stesso livello di condizione fisica. Non so se sei d'accordo con me, sceglierei Kjær perché è più, capito, gestore, no, della difesa, mentre Romagnoli è più un comprimario, come Tomori. Dunque io sceglierei come coppia Tomori, Kjær e Stefano Pioli, che comunque ci ha abituato a un'ottima gestione della squadra a livello mentale, no, a livello di gruppo.
Devi avere il coraggio e la fermezza e dire tu devi stare in panchina perché c'è chi rende meglio di te. Io devo fare il bene della squadra e se tu vuoi anche il bene della squadra da capitano, devi essere consapevole che per queste due partite, una o due partite, devi far panchina. Sta a te migliorare e prenderti il tuo posto. Non so se sei d'accordo con me. Però non è semplice quando devi fare questo Certo. ragionamento con certi con il capitano, con uno come Romagnoli che è uno dei leader, uno di quelli che sta più tempo. Non è semplice, però in Certo, questo certo. caso farebbe utile o almeno dargli una smossa di guarda, se non ti smuovi lo minacci e ti faccio stare in panchina, perché alla fine il calcio è anche questione psicologica e mentale. Purtroppo il momento della squadra non è il massimo. E stiamo affrontando le squadre più toste nel momento peggiore. Inter, Roma, ci aspetta l'Udinese disperata. Poi c'è il Verona, il Napoli che è ancora più disperato di noi. Il Manchester. Cioè, e quindi siamo nel peggior momento in cui avere un calo fisico, dovuto alla stagione iniziata in anticipo. Certo, secondo te è solo un calo fisico? E con questa domanda chiudiamo il video? È solo un calo fisico, secondo te? Io lo spero perché sennò è un incubo, quindi è meglio che sia un calo fisico perché sennò è finita, quindi preferisco pensarla così e per restare positivo che riprendiamo a correre magari con un po' di un richiamo atletico, che sennò la situazione è preoccupante se non è un piano fisico. Certo. Questo era il nostro primo video della nostra rubrica aspettando, in questo caso aspettando Roma-Milan. Io ringrazio Lorenzo, spero ti sia trovato bene su questo canale, spero ti piaccia questa nuova rubrica che abbiamo iniziato. Certo, E io vi invito ovviamente a seguirci sui nostri profili Instagram, sul nostro canale YouTube, sia nostro, cioè sia mio che quello di Valeriani. Iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete il video, seguiteci su Instagram. Io vi saluto, bella ragazzi, ciao.